Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, volevo un attimino parlare della situazione Ancelotti, tutto quanto. Ma prima di tutto, iscrivetevi al canale a Papa Darius, qui per sonno. C'è il tasto sotto rosso come la maglia, rosso questi belli colori, ragazzi. Quando parlo di questi belli colori sono unici. E volevo ringraziare appunto, guardate ragazzi, vi dico, a me non interessa degli iscritti, dico, perché non ci guadagno niente da questo. Cioè, lo sto facendo da questo canale, io non ci guadagno niente, lo sto facendo perché mi piace farlo, mi piace parlare di calcio e mi piace stare in compagnia con voi. Di cosa appunto volevo dirvi oggi è che io sono contento perché ieri ho... A chi appunto vorrebbe sapere, vorrebbe incontrarmi un attimino allo stadio, ci sono col Sassuolo, appunto, sono contento che e ringrazio appunto anche Alex Estelli, che se non siete iscritti anche al suo canale, date un'occhiata ragazzi, veramente, perché è un ragazzo, chi non si è iscritto ragazzi, anche se non siete milanisti, una persona non... Io vi dico che per me è una persona molto simpatica, anzi... È il migliore di tutti. Lui è anche Total Fred. E ieri vi dico la verità, ho avuto questi messaggi qua, però sono dettagli, insomma. Sono contento che ho condiviso il mio video a lui, a Luca, che saluto, lo zoccolo duro, è il mitico, veramente ragazzi, è mitico. E anche, come si chiama, anche Total Fred, vabbè, Total Fred mi ha risposto, poverino, con tutti i messaggi che c'ha, giustamente, però sono veramente felice, sono felice che Alex mi ha risposto, ragazzi, e per me, quando mi risponde Alex, vi dico la verità, sono rimasto così, ho detto, oddio, ma è lui veramente, no? Come per dire, perché, innanzitutto, per quella scena che ho fatto con il telefono ieri, della sfoto, però, diciamo la verità... E ragazzi, quando non so, una persona speciale proprio, e spero veramente di conoscerlo in un giorno, quando una persona speciale ti scrive sotto il video, peso da rasta così, ma non era per cattiveria, ragazzi, non volevo copiarlo proprio, ve lo dico la verità, volevo soltanto un attimino, come posso dire, quello che fa lui mi piace, a me piace talmente tanto che non voglio fare una cosa. Però la faccio spontaneo, ecco, perché appunto io quando sono e quando parlo con lui, quando anzi no, quando parlo con lui, no, magari parlassimo, quando parla lui nel video, sto dicendo che non lo so, veramente c'ha delle idee geniali. Io dico, anche questa cosa dello spogliatoi, che è bellissima, quindi niente dettagli, comunque non voglio stare qua già per 3 minuti. Questa cosa dello spogliatoio è bella. È proprio bella, veramente. E giustamente anche a me piacerebbe farla. Poi, però, non voglio poi copiare gli altri YouTuber così. Quindi mi sento anche un po' imbarazzo. Infatti, anche ieri con un commento che ho scritto Rasta, un po' mi sentivo in imbarazzo. Quindi, Rasta Restelli, iscrivetevi sul canale, ragazzi. Andate a dare un'occhiata. Ho chiusa parentesi. Finalmente dite: oh, sono un picazzo. Dopo 4 minuti ha rotto le palle. Va bene, a posto. Rasta, finito. Parliamone dei amici napoletani, voglio sapere sotto qua i commenti adesso, scrivetemi quello che ne pensate di questa situazione, ragazzi, perché pare che, allora, non pare, sicuro che hanno esonerato, io l'avevo già anticipato, ma non volevo dire niente, Carletto l'ha esonerato dopo la partita del Champions contro il Genk. E ragazzi, io vi dico la verità, è stato ancora, sono ripetitivo, sempre ripetitivo. No, comunque è stato, secondo me è stato un gesto molto... Non lo so, ragazzi, non lo so, non carino da parte dei giocatori, perché i giocatori, diciamoci la verità, sono giocatori forti, ma giocavano senza voglia, perché giocavano contro l'allenatore e quando lo spogliatoi ti va contro, non ci puoi fare niente, lì è proprio finita. Quando è persa la squadra, basta, è finita. Secondo il mio personalissimo punto di vista, adesso qual è il punto? Che arriva Gattuso. Aspettate. Arriva Gattuso. Non lo so se andrà bene o meno. Per i risultati,
Gattuso li porta a casa. Li porta a casa con 1-0, magari porta a 0 a casa senza subire gol. E questa è una cosa molto fondamentale perché Gattuso, per voi amici di Qualitani, ve lo dico. La cosa che è appunto educativa al Champions League, non lo so. Non lo so, ragazzi. Io voglio tutto il bene del mondo per Gattuso e mi auguro con tutto il cuore che ringhio veramente in Champions League punti più di tanto adesso. E magari la vinca, ragazzi. Me lo auguro che la vinca con il Napoli, me lo auguro. Ma non è possibile, lo so. Lo so che non è possibile. E però adesso comincia a darci fastidio a noi. Perché adesso che succede? Adesso il Napoli ricomincerà a rigiocare. Magari anche se all'inizio non farà risultati, fa niente. Il girone di ritorno sarà un inferno. O siamo noi bravi. Ok, oppure non lo so. Poi vi dico la verità, c'è questa regola qua che un allenatore dopo essere allenato questa stagione non può più allenare in Serie A. All'estero sì, in Serie A no. Quindi non montate la testa e ditemi, ma secondo te Ancelotti arriva? Non lo so, ragazzi, non lo so. In questo momento noi abbiamo un mister che comincia a fare il suo. Teniamolo, teniamolo, perché dobbiamo cambiare mister? A me, negli ultimi anni dopo Real Madrid, non so cosa pensare di Carletto, anche perché ha perso spogliatoio già al Bayern. Poi non è che soltanto ha perso al Bayern spogliatoio, ragazzi, insieme, ma il problema è che non è più come Real Madrid. A Real Madrid era un altro Ancelotti, non so se capite il senso, ecco. Quindi, niente, io preferisco tenere adesso Pioli, non è il massimo Pioli. Al massimo adesso un Allegri. Io adesso Allegri, lo dico la mia personalissima, mio personalissimo pensiero. Poi adesso la voglio dire, si vedrà, poi non lo so neanche di Ibra quello che succede, non lo so ragazzi, non ne voglio più parlare. Sono già esausto di tutta sta storia qua di Ibra, perché viene o non viene questi giorni, svaria. Volevo parlare del difensore che non mi ricordo come si chiama. Quello del Barcellona, con la Tito. Tobisso. Sì, comunque. Vabbè, quello che ha giocato la sera, comunque, ha detto ve lo vedere. E ragazzi, quello è buono. Quello è buono. Quello è un bel difensore. E sapete cosa vi dico? Adesso che rientra Caldara e abbiamo Duarte e Fortunato, perché non faccio un pensiero? Provarci, non lo so. Proviamoci. Poi magari non adesso in estate, però proviamoci. Non è male. Alterniamolo con Musacchio, togliamo Musacchio o lo vendiamo Musacchio. Non lo so. E ritorniamo sull'Inter, facciamo un attimo un punto di vista perché so che ho avuto tante visualizzazioni, ok? Lo so questo. Lo so. Però sull'Inter, a parte lo sfottò, voglio essere anche sportivo. Così amici interisti qua sotto non cominciano a criticarmi che sono un anti-interista. Punto, io vi dico la verità. Ragazzi, l'Inter non aveva centrocampo. Adesso, essere amici interisti, essere onesto, per me, il mio personalissimo parere è che è meglio così. Per voi ve lo dico. Conti un allenatore bravo a puntare sul campionato. Per me l'Inter punterà sul campionato, anche se a me piacerebbe che voi andate a vincere quella stronza di Europa lì. Non ho preso i coglioni con questo campionato, ma punterà sul campionato. E qualche acquisto sarà rinforzata l'Inter. Guardate, se domani arriva Milinkovic-Savic, ragazzi, non mi stupirò che arrivi, perché comunque l'investimento di un centrocampista forte ci sarà per l'Inter, purtroppo. Noi forse dormiamo, non lo so cosa faremo, non lo so. Non lo so, ma su questo farò un altro video a parte sul mercato del Milan. Vedremo nei prossimi giorni quello che succederà. A me, quanto sta, che a me non piace questa storia qua che adesso l'Inter è scesa. Sapete qual è il problema? Che l'Europa League non è così forte. Non sono squadre che rompano le scatole. E questo potrebbe fare tanto casino adesso. Puntano, non lo so, vedremo perché. Comunque loro giocano il giovedì e se giochi il giovedì e poi giochi alla domenica non conviene, quindi non so se andranno avanti o si faranno buttare forse subito. Non porta tanti soldi, non porta. Per l'Inter era importante per i soldi, perché si guadagnava un bel pezzo da fase gironi, passata, ovviamente, ovviamente vi dico la verità, cugino.
Voi avete sbagliato quella merda di partita in casa con la Slavia Praga. Se avevate quei 2 punti non avevate più problemi. Sono onesto. Perché adesso avete Barella e Sensi. Non avevate panchina, avevate fatto buoni acquisti, ma non avevate preso nessuno in panchina per me. Vedete, si può parlare con me anche di queste cose, anche di questo mi voglio approfondire, anche degli altri. Ok, ieri ho fatto sfotto, fatto sto, insomma. Chi mi accetta, io sono così. Cominciate a capirmi anche a me, veramente, perché una volta ogni tanto. Poi arriverà anche per i bianconeri, i nostri gobetti, arriverà. Non so se presto o tardi, ma aprile arriverà. E qua dietro aprile. Occhio. E qua dietro aprile. Ditemi la vostra, ragazzi.